Allora, arriva qua questo bravissimo personaggio del PD che ha capito tutto nella vita e che sta rimproverando Maurizio Belpiero, perché è l'unico che scrive cose giuste di tutti i giornali e di tutti i suoi adepti giornalisti, l'unico giornale che testata che non è ancora venduta, diciamo. Esatto, bravo, bravo Belpietro. Grazie. Sono d'accordo con te. Ha detto lei vorrebbe praticamente imbavagliare una persona che la pensa diversamente. Esatto. Silvana De Mari è l'unica persona su quel giornale che ha delle opinioni diverse. Silvana De Mari è una grande, è un grande medico. E solo perché non sia, non accetta il mainstream, il loro diktat, è stata anche lei sospesa. I documenti che riguardano, e qua c'è il mio amore Frecciaro, se la moglie non se la prenda, parlo in termini spirituali, cioè per sapere come, quali sono le ragioni e le basi scientifiche su cui è stato approvato il vaccino. Il signor Romano può anche evitare di fare quella faccia lì, perché sa, quella faccia lì la rende anche brutta, si imbruttisce, magari se sorride un attimo di più, non è tanto bello con quella faccia così, così, così. Cioè il fatto che ci fossero alcuni medici, professori, studiosi contrari al vaccino, lo sapremo fra 55 anni. Bravissimo! Ok? Ecco. Questo è un dato. Si può parlare di questo? Diciamo, secondo lei è possibile. Lo sapranno. Prego? Questa signora Boralevi è proprio tutto un programma. Mettono uno contro cinque di solito. È veramente molto, molto tutto democratico. Uno contro cinque. Five. Europei più vaccinati. Davanti a noi c'è l'Irlanda, che ha più vaccinati di noi. Addirittura ci sono delle contee dell'Irlanda dove il vaccino è arrivato al 90%. Signora Boralevi, anche se la fanno vedere di meno. Paragone, devo dire che si sta veramente facendo sentire in una maniera giusta e positiva. Tu con quel Leo lì non è che sei tanto bello. E spiega anche il comportamento di queste persone. Dice, è un problema diverso il Novax. Non deve essere ma cosa volete capire, come dice lui? Non potete mai capire la mentalità, perché certa gente ragiona. E magari è capitato. Il vaccino copre interamente. Il vaccino non copre interamente. Per niente. Ma dai. Ma dai. Quanto se ci siano problemi. Per non parlare di certi effetti che nessuno guarda. Adesso diciamo che fuori dal coro, per fortuna, intervistano qualcuna di queste persone poverette, perché io ho amiche. Che una non ci vede più, l'altra è paralizzata, problemi, chiaramente problemi cardiaci, eccetera eccetera, per non parlare della testa, ma di questo non si parla. E diciamo che in seguito all'intruglio conoscevo delle persone che stavano benissimo, dopo 2-3 giorni, 15 giorni, adesso non ci sono più, quindi non potete nascondere ancora così a lungo tutto questo. Dopodiché dite, ma è solo il problema dei non vaccinati. No, è il problema che non abbiamo guardato in faccia la realtà e abbiamo raccontato un sacco di balle.